partendo dalla zona anteriore della macchina, posso fare una piccola descrizione delle caratteristiche principali. L'ala anteriore deriva dall'ala che abbiamo introdotto verso la parte finale della stagione scorsa, però in questa zona, avendo fatto varie esperienze in pista nelle ultime gare del 2011, abbiamo imparato ancora e abbiamo portato un altro sviluppo importante che si vedrà principalmente anche nel terzo test. Andando un pochino più indietro, il muso ha questa caratteristica un po' strana di questo bump nella parte superiore. Questo non è molto gradevole dal punto di vista estetico, però ci ha consentito di alzare la parte inferiore del telaio più possibile, mentre la parte anteriore ha dovuto essere abbastanza bassa per motivi del nuovo regolamento, così crea questo effetto poco gradevole ma molto efficiente dal punto di vista aerodinamico. La sospensione anteriore rappresenta una delle nuove caratteristiche, delle innovazioni della macchina. Abbiamo scelto una sospensione a pull rod perché per motivi aerodinamici abbiamo trovato la sistemazione dei bracci delle sospensioni migliore e abbiamo adottato questa soluzione, ed è stato un lavoro abbastanza intenso per poter non perdere niente dal punto di vista meccanico. Andando piano piano più indietro, ci troviamo nella zona delle fiancate e anche lì abbiamo cercato di essere molto più aggressivi nel nostro approccio. Abbiamo avuto una struttura crash più difficile da passare il test di omologazione, ma questo ci ha consentito di guadagnare sempre nel settore aerodinamico, nella zona dei turning vane, nella zona dei profili verticali che sono lì di fianco alla fiancata. La parte delle coccicole della macchina nella zona bassa è più stretta rispetto alla macchina dell'anno scorso. Questo siamo stati in grado di farlo rivedendo un po' il packaging del telaio e del motore e del cambio, quindi questo si è consentito di rastremare la parte inferiore delle fiancate un bel po', mentre la parte superiore delle fiancate posteriori alloggia il sistema di scarichi che abbiamo dovuto cambiare per il nuovo regolamento della FIA. In questa zona abbiamo lavorato un bel po' e mi aspetto che ci sarà ancora più lavoro da fare nella fase del prossimo mese e mezzo prima di andare a deliberare la configurazione finale della prima gara. Nella zona del cambio posteriore abbiamo due caratteristiche principali oltre alla forma dello stesso cambio. Una è che abbiamo scelto anche noi, come alcuni nostri concorrenti in passato, la soluzione pull rod. Questo ci ha consentito di abbassare la zona posteriore del cambio. E due, abbiamo scelto di ospitare il radiatore, una parte del radiatore in quella zona, perché abbiamo voluto ridurre l'area dei radiatori che sta nella zona laterale della macchina. L'ala posteriore è di concetto abbastanza simile alla macchina dell'anno scorso, però abbiamo lavorato molto sul dettaglio. Abbiamo un'ala che crediamo è più performante, più raffinata rispetto a quella che abbiamo portato sulla macchina nelle gare dell'anno precedente.